Da questo pomeriggio e domenica scatteranno i sensi unici pedonali in via Calzaiuoli e via Calimala, mentre domenica in via Gioberti diventa off-limits per i veicoli. Inoltre controlli rafforzati dalla Polizia Municipale in vista dell'ultimo fine settimana prima di Natale e del 24 dicembre, con gli agenti che saranno affiancati anche dai volontari della Protezione Civile sulla base dell'ordinanza Acquisti Sicuri firmata dal sindaco di Firenze Dario Nardella lo scorso 3 dicembre. È infatti in vigore l'obbligo della mascherina all'aperto in alcune aree della città considerate più a rischio assembramenti per lo shopping di Natale. Primo weekend con i sensi alternati nel centro, ricordo anche l'obbligo della mascherina nel centro. Ovviamente io ho sempre dato l'input a chi fa i controlli a usare il buon senso. Una cosa è se una persona non ce l'ha proprio oppure si rifiuta di metterla, altro è se sbadatamente la si tira giù e poi la si rimette. È chiaro che ci vuole sempre buon senso, però ci vuole anche molta attenzione, molto rigore, e quindi io faccio invito ai cittadini, anche ai visitatori, per poter svolgere un Natale quanto più diciamo, sicuro possibile. Non possiamo abbassare la guardia, soprattutto in questi giorni, nei quali inevitabilmente ci saranno più occasioni di contatto e di sovraffollamento. Posso parlare della situazione di Firenze, siamo tra i 350 e i 400 casi positivi al giorno nell'area metropolitana, è un dato in crescita, anche se però per quel che riguarda l'occupazione dei posti letto la situazione è sotto controllo. Era inevitabile che ci fosse, diciamo, un aumento del contagio, tutto sta a capire nei prossimi giorni l'entità di questo aumento. Del resto, se la Toscana è in zona bianca, è anche merito dei cittadini e io vorrei ringraziare i fiorentini perché il livello di vaccinazione nella città di Firenze è il più alto d'Italia tra le grandi città.